Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'assessore alla cultura Rosalia Dalì hanno ricevuto al Palazzo Comunale la delegazione tunisina che sta collaborando con il Luglio Musicale Trapanese nel progetto transfrontaliero con l'Orchestra Sinfonica Tunisina. Diversi gli attori dell'una e dell'altra sponda che sono coinvolti. Per parte italiana, anche il distretto turistico della Sicilia occidentale e l'associazione Amici della Musica. Per parte tunisina, altre organizzazioni culturali e omologhe. Le parti in campo stanno promuovendo un processo di crescita, un dialogo che abbraccia Trapani e Tunisi insieme ai talenti e ai professionisti del teatro e dell'opera lirica. Una collaborazione che assume un valore tanto più importante in questa fase complessa di congiuntura internazionale. En fait, la première, cette activité, le premier atelier, un atelier à In questo progetto il primo atelier si è tenuto appunto qui a Trapani. Il prossimo, il secondo atelier, si svolgerà in Tunisia dall'11 al 13 ottobre. Sarà accolta una delegazione del MIT, Teatro in Tunisia, proprio per preparare l'opera che si terrà in dicembre alla Città della Cultura a Tunisi, proprio al Teatro dell'Opera. E questa sarà anche l'occasione, la settimana del secondo atelier, per incontrare gli altri partner. Infatti, in questo progetto i partner sono tre. E il primo partner è Connex, qui a Trapani, e gli altri due sono il Teatro dell'Opera di Tunisi e l'Agenzia della Valorizzazione del Patrimonio Culturale.